Santa Gertrude, 16 novembre, Vergine morta nel 1302. Ieri abbiamo parlato di Alberto Magno ed anche ad altri santi è stato attribuito il titolo di Magno, cioè di Grande, San Leone Magno, San Gregorio Magno. Di sante con questo titolo non ce n'è che una sola. Ed è Santa Gertrude la Grande. Forse l'aggettivo di grande si diceva poco alle donne, per le quali è più significativo quello di alta. Tutte le sante sono infatti alte nella loro purezza, nella loro nobiltà, nella loro intemerata generosità. Ma Santa Gertrude è grande, grande specialmente nel suo trasporto amoroso verso Dio. Era una monaca tedesca, nata nel declinare del 1200 e morta, si crede, nel 1302. Fu posta in un convento dalla incredibile età di 5 anni, ma sarebbe più proprio dire che venne messa non in convento, ma in collegio. I monasteri femminili della Germania a quell'epoca erano infatti come collegi dove le fanciulle, nell'atmosfera spirituale e liturgica del chiostro, si educavano e si istruivano, acquistando quella cultura negata di solito alle fanciulle del mondo. Monaca significava perciò non soltanto donna spirituale, ma anche, se non soprattutto, donna intellettuale. La giovanissima Gertrude coltivò dunque nel chiostro gli studi. C'era tra le sue compagne chi si dedicava alla musica sacra, chi si dedicava alla pittura, chi si dedicava alla scrittura, cioè alla copia di libri, chi infine al teatro, come fece la celebre Eroswitha, di cui sono rimaste le deliziose rappresentazioni sacre. Gertrude, invece, si diede agli studi letterari, o come allora si diceva, di grammatica. Leggeva e scriveva correntemente il latino, amava la poesia. In seguito ella si rimproverò questa dilettazione intellettuale e questa inclinazione per la poesia profana. Fino a 25 anni, ella fu dunque una monaca letterata, una giovane colta, la cui cella era illuminata, per dirla col suo contemporaneo Dante, di luce intellettuale, non però ancora piena d'amore, luce intellettuale, con una certa devozione, con una discreta pietà, ma non ardente di carità. Fu in seguito a una visione che l'intellettualismo della giovane monaca si incendiò d'amore. Lo raccontò ella stessa nei suoi scritti. Nel mio 25° anno, nella seconda feria della Purificazione di Maria, nostra castissima madre, in quell'ora desiderabile di compieta nel crepuscolo, voi, la verità, mio Dio, più sereno di tutta la luce, più interiore di tutti i segreti, cominciaste dolcemente a calmare quei dubbi che avevate suscitato nel mio cuore. Il fuoco della carità s'apprese all'anima di Gertrude, trasformando e sublimando l'intellettualismo in misticismo. Il latino, la monaca grammatica, compose trattati spirituali pieni di una nuova poesia, la poesia dell'amore divino, con immagini delicatissime e intuizioni profondissime. Questi testi di spiritualità e di acceso misticismo, questi inni all'amore divino, dovevano però rimanere lungamente nascosti. Come segreta e celata fu la vita della loro autrice. Nel monastero Santa Gertrude si rendeva utile componendo per le consorelle estratti di sacra scrittura e dando udienza in parlatorio a pellegrini bisognosi di consigli spirituali.
morì ignorata dal mondo e la data del suo trapasso non è neppur certa, si crede nel novembre del 1302. Per più di due secoli i testi mistici di Santa Gertrude furono ignorati e soltanto nel Cinquecento pubblicati rivelarono la grandezza di quell'anima incendiata e diradata dall'amor divino. Oh amore, amore, aveva cantato la monaca chiusa nel suo convento di Efta in Sassonia. Quando mi farete questa grazia di ridurre il mio corpo in cenere, al fine che la mia anima possa ritrovare in te, mio Dio, la sua vivente origine, oh amore, quando mi libererai di questo corpo perché possa gioire senza più intermediari del mio amato. I testi di Santa Gertrude nutrirono così la spiritualità di quel secolo e la monaca tedesca divenne la maestra spirituale di quasi tutti i santi della cosiddetta Riforma cattolica. Anche la proclamazione della sua santità non avvenne che nel 1738, ma la distanza dei secoli, invece di diminuire, rese più alta la fama della dimenticata monaca, alla quale si addiceva il titolo di grande. Oggi festeggiamo anche Santo Edmondo, vescovo e confessore 1170. 1240 e Sant'Agnese d'Assisi, abbadessa 1197-1253 e tutti i santi del paradiso pregate per noi. Amen. Eterno Padre, io offro il preziosissimo sangue del tuo divin figlio Gesù in unione con le messe dette in tutto il mondo oggi, per tutte le anime sante del purgatorio, per i peccatori di ogni luogo, per i peccatori della Chiesa universale, quelli della mia casa e dentro la mia famiglia. Amen. Nostro Signore disse a Santa Gertrude la Grande che la seguente preghiera libererebbe mille anime dal purgatorio ogni volta che venga detto con amore. La preghiera è stata poi estesa anche ai peccatori viventi.